Benvenuti nella Cucina di Cuore, sono Marta Tovaglieri, blogger di Una Streghetta in Cucina. E io sono Manuela Mapelli, la vostra nutrizionista. La ricetta di oggi ha come protagonista il pesce, 1000 foglie di pesce spada, pomodori cuore di bue, melanzane scottate, basilico fresco e pesto cuore. Direi di cominciare dalle melanzane. Tagliamo le a rondelle e scottiamole in padella, condendole con olio cuore e origano. Nel frattempo tagliamo anche i pomodori e teniamoli da parte. Le melanzane sono ricche di fosforo, potassio e magnesio, sali minerali molto utili in estate, periodo in cui si tende a disperderli con maggiore facilità. E poi, essendo di colore viola, sono un alimento fortemente antiossidante. La preparazione del pesce spada è molto semplice. Prendiamo dei medaglioni di circa 6 cm di diametro e scottiamoli in padella. Il pesce spada è estremamente ricco di proteine ad alto valore biologico e di acidi grassi poliinsaturi, in particolare gli omega 3, che sono indispensabili per il buon funzionamento cardiovascolare. Sì, è un pesce veramente salutare e gustoso. Possiamo disporlo a strati alternando melanzana, pomodoro cuore di bue e pesce spada. Mettiamo una goccia di pesto e una fogliolina di basilico tra uno strato e l'altro. Marta, io guarnirei questa ricetta con dei pinoli, ricchi di preziosi minerali, vitamine e grassi buoni. Perfetto, ecco qui la nostra 1000 foglie di pesce spada, una ricetta veloce e decisamente nutriente. Esattamente, inoltre per il suo alto contenuto di proteine e grassi buoni è ideale per le donne in gravidanza, gli sportivi e gli adolescenti. Che dire, buon appetito! E alla prossima ricetta!